Domenica 10 dicembre, seconda domenica di Avvento. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ti presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ci stiamo preparando? Siamo pronti ad accogliere il Signore? Giovanni sta dicendo ad alta voce e a chiare lettere ciò che accadrà, ma siamo noi a dover essere disposti ad attivarci. Quando ad esempio dobbiamo partire per un viaggio, cosa facciamo? Organizziamo un itinerario, compriamo i biglietti del volo, del treno, della nave, mettiamo in ordine i documenti, prepariamo la valigia mettendo tutto quello che può servire, stando attenti a non aggiungere cose inutili. Tante volte viaggiamo in compagnia, quindi ci confrontiamo e se l'altro è più esperto di noi, ci lasciamo aiutare. Informiamo le persone a noi vicine, mamma, papà, fratelli, zii, cugini e amici, che stiamo per partire, coinvolgendo alcuni di loro anche nel preparare tutto l'occorrente. Quante azioni concrete precedono un viaggio importante? Tutto è teso verso una preparazione impeccabile, così da essere pronti anche a far fronte agli imprevisti. Giovanni è sicuramente una persona che ne sa più di noi nella preparazione verso l'accoglienza del Figlio di Dio e ci sta dicendo di preparare tutto l'occorrente per non lasciarci cogliere di sorpresa da ciò che sta per accadere. Il bagaglio del nostro cuore deve avere tutto l'occorrente e devono esserci dentro cose utili e non superflue, che possono solamente occupare spazio e aggiungere peso, perché il Signore sta arrivando e noi possiamo prepararci al meglio. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.